Ciao a tutti, benvenuti al 49esimo video tutorial. Come vedete qui il caldo incalza, l'estate è ormai arrivata, ma noi vi presentiamo proprio oggi il nuovo Mediatrix. Si tratta del Mediatrix C7, un nuovo arrivato nella famiglia dei Mediatrix che sostituisce i gateway FXS 4104 e 4108 e l'FXO 1204. Si tratta di un Mediatrix quindi affidabile, adatto alle piccole e medie imprese e nel caso del Mediatrix C7 con porte FXS in grado di gestire fino a 8 chiamate contemporaneamente. Nel nostro caso, gentilmente fornitoci da Sintel, abbiamo a disposizione un Mediatrix C7 30, costituito quindi da 4 porte FXO. Passiamo quindi alla rapida panoramica hardware e poi all'interfaccia web per vedere la configurazione di questo. Buona visione! Come potete vedere, il Mediatrix C7 ha la stessa struttura dei suoi colleghi ed è costituito sulla parte anteriore dai LED di stato, quindi ready quando è pronto, in uso quando effettivamente viene utilizzato, quindi nel nostro caso quando è collegato a un telefono tradizionale e questo effettivamente squilla e quindi viene utilizzato, e le due porte Ethernet ETH2 e ETH1 che andremo a configurare nell'interfaccia web, ed infine il LED del power. Sulla parte posteriore invece vediamo il collegamento alla corrente elettrica, i due, quindi il power, il collegamento alle due Ethernet ETH1 ed ETH2 e le quattro porte FXO alle quali andremo a collegare il nostro telefono tradizionale. Abbiamo quindi collegato alla porta FXO1 il telefono tradizionale e adesso andiamo all'interfaccia web e configuriamo il Mediatrix. Vedremo anche qui una panoramica molto veloce, in quanto l'abbiamo già visto in precedenza, poiché i Mediatrix dispongono fortunatamente della stessa interfaccia web, quindi sono molto semplici da configurare per questa motivazione. Eccoci qui, dopo aver effettuato la panoramica generale del Mediatrix, spostiamoci nell'interfaccia web, quindi accediamo all'indirizzo IP 192.168.0.178, inseriamo la login e la password, quindi public e come password vuoto, veniamo quindi catapultati nella scheda, nella dashboard iniziale del Mediatrix. In questa scheda possiamo vedere il nome del Mediatrix, quindi il Mediatrix C730, il firmware, il MAC address, il serial number ed il tempo, il system time, quindi la data odierna. Non ci prolunghiamo nella descrizione delle altre schede, in quanto le abbiamo abbondantemente già analizzate nei video precedenti. A questo punto posizioniamoci nella scheda Network e nella sottoscheda Status, nella dashboard dello status, andiamo a verificare la connessione dell'app link, quindi sull'indirizzo IP 192.168.0.178. Abbiamo anche definito il gateway che coincide con l'indirizzo IP del nostro firewall, così come il primo DNS, e come secondo DNS abbiamo deciso di impostare uno degli Open DNS. Abbiamo anche definito l'SNTP host affinché il Mediatrix prenda le configurazioni della data odierna, quindi si colleghi ai nostri server, si colleghi ai server SNTP e aggiorni la data del Mediatrix stesso. Nella sottoscheda host siamo andati a definire quello che abbiamo appena visualizzato nella scheda status, quindi il gateway, il DNS, la configurazione del DNS e l'SNTP configuration insieme alla time configuration. Nella scheda interface possiamo visualizzare le due interfacce configurate, quindi l'app link e la LAN 1. Noi ci riferiremo in questo video, come anche nei video precedenti, sempre all'interfaccia uplink, che nel nostro caso è collegata all'ETH1. Anche qui non andiamo a definire le altre sottoschede, ma accediamo direttamente alla scheda SIP.
Nella scheda SIP e in particolare nella sottoscheda Gateway non abbiamo effettuato alcuna modifica, abbiamo lasciato invariato come gateway quello di default alla porta 0 e quindi alla porta 5060. In servers siamo andati a definire, ormai lo conoscete bene, l'indirizzo IP del nostro centralino asterisk, quindi 192.168.0.151, e nella sezione registration andiamo a definire l'FXO, nel nostro caso abbiamo deciso di impostare l'FXO 1, collegato direttamente all'interno, presente all'interno, scusate il gioco di parole, configurato nel centralino asterisk che adesso andremo insieme a vedere. Abbiamo impostato lo stato register come enable e il gateway come default. Andiamo a verificare perciò la configurazione nel FreePBX. Posizioniamoci in Application Extension e andiamo nell'interno 505, che è un semplice interno come quelli che sempre configuriamo. Abbiamo definito la password come password 12, quindi teniamo bene in mente questi due dati, il nome dell'interno e la password, e andiamoli a inserire all'interno del Mediatrix, in particolare nella scheda Authentication. Andiamo a creare un endpoint collegato alla FX1 con il Realm disabilitato, con username 505, nonché con password.12 come quella che abbiamo precedentemente definito all'interno del centralino. Ultima cosa che ci resta da fare è verificare che questo interno si sia correttamente registrato, quindi accediamo di nuovo alla scheda registration del nostro Mediatrix e verifichiamo che lo stato dell'endpoint FXO1 è impostato su Registered. Infine accediamo nuovamente al centralino, posizioniamoci in Report Asterisk Info SIP Info e andiamo a verificare che l'interno 505 si sia correttamente registrato all'indirizzo 192.168.0.178, ossia all'indirizzo IP del Mediatrix. Ultimo passo fondamentale è l'impostazione dei codec e dei DTMF che servono appunto per far riconoscere i toni da asterisk, quindi è importante per far funzionare ad esempio il trasferimento di chiamata o il call pickup, insomma tante impostazioni che vengono effettuate mediante il riconoscimento dei toni dei tasti dal telefono. Quindi posizioniamoci nella scheda media in codec, possiamo visualizzare, anzi possiamo andare a modificare i codec per ciascuna FXO configurata, e in MISH, e in particolare posizioniamoci nel nostro caso nell'endpoint FXO1, poi lo farete per tutte le FXO che vorrete configurare, nella sezione di TMF Transport andiamolo ad abilitare e a configurare come vediamo in questa schermata. I test abbiamo deciso di non effettuarli in quanto sarebbe solo una ripetizione di quello che abbiamo visto nei tutorial precedenti. Potete fare riferimento in particolare al tutorial 39, dove abbiamo configurato il Mediatrix 4102, che sommariamente è molto simile, l'unica differenza è che ha due porte FXO, mentre nel nostro caso il nostro C7 ne ha 4. Non mi resta quindi che salutarvi e dirvi arrivederci, e ci rivediamo al nostro prossimo video tutorial. Ciao a tutti!